Carissimi fratelli e sorelle, pace e gioia nel Signore. Vi raggiungo con questo video messaggio per salutare in modo speciale voi, carissime sorelle, che nel silenzio e nel nascondimento dei vostri monasteri mantenete viva la fiamma della fede, della preghiera, della comunione con Dio. La forza della vostra preghiera sostiene il cammino della Chiesa e dell'intera umanità. Saluto tutti voi, miei carissimi confratelli, ringraziandovi ancora per la stima e la fiducia che mi avete dimostrato. Coraggio, camminiamo insieme e gareggiamo nello stimarci a vicenda, certi che una cosa sola è necessaria, essere icona della Trinità. In seno alla Trinità circola solo l'unità, la concordia, la pace e l'amore. Siano vere allora e autentiche anche per le nostre comunità le parole del Maestro. Guardate come si amano. Saluto inoltre tutte le fraternità dell'ordine secolare. Grazie di cuore per la vostra bella testimonianza di fede e di amore. Con la vostra passione e con le vostre competenze contribuite in modo straordinario alla crescita integrale di donne e uomini nuovi. Rivolgo infine un particolare saluto ai nostri giovani in formazione, agli anziani e agli ammalati. Davvero vi porto tutti e ciascuno nel mio cuore e nella mia preghiera. A tutti auguro una buona festa della Santissima Trinità.